Bentrovati, oggi in questo video analizzerò un mottetto di Orlando di Lasso utilizzando gli strumenti della retorica. Come voi sapete, la retorica nel 600 e anche nel 500 e in parte del 700 era uno strumento indispensabile sia per la composizione e anche per l'esecuzione di brani. Ecco, oggi appunto mostrerò alcuni esempi di analisi musicale attraverso le figure della retorica. Il mottetto che analizzerò oggi, dal titolo Domine Convertere, è un mottetto per l'offertorio del lunedì seguente la domenica di Pasqua. Domine Convertere, il testo in italiano recita: O Signore, volgiti e libera la mia anima, salvami nella tua misericordia. La modalità di questo mottetto è in re del primo tono del modo gregoriano. L'esordio è affidato al contralto, è un tipico esordio a modo di fuga, eccolo qui, re do diesis re, e subito dopo risponde il soprano. La risposta per imitazione, la risposta del soprano è per moto contrario del soggetto. Come vedete, il soggetto fa re do diesis re, mentre il soprano risponde esattamente al contrario, la si la. Questo modo di comporre ha anche una figura retorica che si chiama ipallage. Questa imitazione tra il contralto e il soprano si può mettere in relazione con il verbo. Dunque si configura oltre che come dato tecnico, anche come illustrazione di questo elemento testuale. Qui questa imitazione tra il contralto e il soprano. L'autore ci vuole sottolineare come Dio volge lo sguardo, convertere appunto, così la voce imitante guarda la voce guida. Il tenore fa il suo ingresso imitando il segmento verbo melodico convertere del soprano e del contralto, notandolo così facendo come un secondo tema. E questo dato si può codificare con la figura retorica di metalepsis. Uno si può chiedere perché in uno spazio così breve, per lo più all'inizio di un mottetto, ci sono due soggetti. Anche qui la risposta ci viene dal contenuto del testo, che ci parla appunto dell'uomo peccatore che chiede a Dio di essere salvato, quindi il doppio tema come metaforizzazione del rapporto uomo-Dio. A battuta 10, il modulo melodico discendente ha adottato per il tratto testuale Ete ripe anima meam, vuole illustrare il senso del verbo eripe e l'immagine che ne deriva. Il significato di tale verbo è sottrarre, qui sottrarre al peccato. Quindi la catabasi è un'evidenza di tale immagine locale. Da notare, in concomitanza con l'introduzione di questa figura retorica, la catabasi, il mutare appunto del stile di scrittura verso un carattere omofonico a garanzia della rilevanza e della intellegibilità che la catabasi deve assumere. Questo terzo tratto, che inizia da battuta 13, costituisce il fulcro di tutto il mottetto. Ciò è dimostrato dalla strategia compositiva adottata da Orlando di Lasso, il quale, per rimarcare l'espressione testuale salvum me fac, richiesta di salvezza, vuol dire, ricorre alla chiarezza dello stile omofonico. Come si può vedere, è uno stile omofonico.
Subito dopo si hanno qui a cerchiate di verde, come potete vedere. Da questo punto di vista si hanno tre ripetizioni, 1, 2 e 3. Del segmento testuale appunto Salvum me fac. Non vi è dunque un apporto di nuovi significati, ma si amplifica l'espressività del dolce affetto introdotto dal noema A. In questo tratto quarto, il mottetto reciterà in continua ripetizione il testo Propter misericordiam tuam. La veste sonora si caratterizza per il continuo ricorso a procedimenti imitativi, come vedete qui tratteggiati di verde, che hanno carattere della figura retorica che prende il nome di anafora, ovvero non sono sufficientemente rigorosi queste imitazioni da guadagnarsi il rango di una fuga. Dato che i temi imitati non impegnano tutte le voci, in questo quarto tratto il mottetto reciterà in continua ripetizione il testo Propter misericordiam tuam. Musicalmente si caratterizza per il continuo ricorso a procedimenti imitativi con il carattere della figura retorica dell'anafora, ovvero non sufficientemente rigorosi da guadagnarsi il rango di fuga, dato che i temi imitati non impegnano tutte le voci. Come potete vedere, le due imitazioni sono qui tratteggiate di verde. In questo tratto, infatti, riconosciamo due temi simili ma differenti al contralto e al basso, le cui anafore, cioè imitazioni, troviamo rispettivamente al contralto e al tenor. Nel tratto 5, il gioco imitativo qui è una continua ripetizione della struttura rilevata nel tratto precedente, con la sola differenza dell'innalzamento del campo frequenziale, ovvero i temi vengono fatti sentire una terza più in alto. Anche nel tratto 6 l'autore continua in questo gioco imitativo fondato sulle anafore. I tratti dal 7 al 10 sono la ripetizione letterale dei tratti 3 e 6. Infatti, come potete vedere, c'è il noema, la mimesis e così via. Bene, questo è tutto per quanto riguarda questo. Analisi del mottetto di Orlando di Lasso, Domine Convertere. Ne seguiranno altri, sempre utilizzando gli strumenti della retorica. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, e iscrivetevi se non lo avete già fatto al mio canale, che non fa male. Ciao!